metà tra lo sport e la politica. Io, come la maggior parte degli italiani, seguo con passione il calcio. Però da giovane che fa politica praticamente da sempre, da quando avevo sì e no 14 anni, seguo con passione le sorti della politica e quindi le alleanze che in questi giorni vengono a nascere in vista delle regionali. Io sono un calabrese, quindi ci tengo a mandare a casa un governo che ha fallito in tutto e per tutto, il governo di Rojiero, del centro-sinistra, del Partito Democratico. Un governo che ha portato la Calabria ad essere ultima in tutte le posizioni, in tutte le graduatorie, in tutte le classifiche che vengono fatte dagli istituti nazionali di ricerca. Eppure in Calabria le posso assicurare che esistono bellissime realtà di uomini e donne che si impegnano tutti i giorni per combattere la criminalità, che per tanti sono una speranza. Le faccio un esempio, quello di un giovane amministratore, che è il sindaco di Reggio Calabria, che conosco personalmente per poter condividere con lui l'esperienza in consiglio comunale a Reggio Calabria, che per tanti di noi rappresenta un sogno che si concretizza e che oggi può essere la guida della Calabria, il giovane che porterà a risollevarsi la Calabria. È un giovane che proviene da questo mondo, dalla comunità della destra italiana. E proprio perché ci tengo a vincere le regionali, e penso che ci tengono un po' tutti, anche coloro i quali, come me, condividono l'esperienza negativa del centro-sinistra, mi sta a cuore sapere cosa pensa delle alleanze, soprattutto di quella con l'UDC, che al sud può essere determinante. Vi ha parlato prima della Lega, al nord, ma io le posso assicurare che al sud l'UDC, il partito di Casini, può essere veramente determinante. Allora le chiedo, se poteste scegliere, chi fra Pier Ferdinando Casini o Cacà riprenderebbe con sé nella sua squadra? E poi un'altra domanda. Lei avrà notato all'ingresso dei nostri stand una bella mostra, una mostra che noi ogni anno mettiamo su. È una mostra che rappresenta quelle persone che si sono distinte, secondo me, nella vita per averci messo impegno nel proprio campo, chi nello sport, chi nella politica, chi nel volontariato. Le faccio un esempio, Fausto Coppi, uno per tutti. Se lei dovesse suggerirci per il prossimo anno, per la prossima mostra, una persona da poter immortalare in questa mostra, che nome ci darebbe? Grazie. Ferdinando Casini lo escludiamo per questa seconda. Allora, ti dico subito che non abbiamo ancora cominciato a parlare nel Popolo della Libertà di candidature per nessuna regione, ma posso osare di dire la mia, e io sarò soltanto uno dei partecipanti alle discussioni e alle scelte. Io per la Calabria, io ho due candidati che vedo sicuri in Italia e per i quali faccio il tifo. E spero che anche gli altri si uniscono a me nelle decisioni che tutti insieme prenderemo. Uno è per la Calabria, il sindaco di Reggio Calabria, Scopelliti. E l'altro è per la Lombardia, il presidente della regione, Formigoni. Credo che ci sia, anche con i nostri alleati, eccetera, consenso su queste due personalità della politica che credo hanno un'esperienza di guida.